L'eroe di giornata oggi di questa partita vinta dall'Atalanta per 5-3 nei confronti della formazione ostica e ottima come il Real Fabbrica di Roma, il portiere numero uno in tutti i sensi, João Mengazzo, l'italo brasiliano, arrivato da 2 settimane qui a Grosseto, oggi veramente tiravano da tutte le parti, non hai avuto un attimo di respiro. Complimenti. Anzitutto buonanotte. Buonanotte, si dice sì. Buonasera, ok, buonasera. Dai. Grazie, no? Lavoro si fa durante la settimana. Se lavoriamo bene durante la settimana, possiamo fare questo in gara. Grandi interventi, perché loro in avanti sono una squadra molto temibile. Poi in alcune circostanze ti sei ritrovato anche il pallone tra le braccia, ti ho visto una volta al palo. Comunque, sì, anche il palo, quando è la giornata positiva vuol dire che va tutto bene e oggi è stata una grande vittoria. Oggi sì, abbiamo anche la fortuna di pallone non entrare, no? E è così, 3 punti in più, siamo tre lì. Punti in più, una squadra che oggi ha giocato veramente, secondo me erano molti anni che l'Atalanta Grosseto non giocava una partita sino al termine. Perché spesso e volentieri un tempo sì, un tempo no. Oggi invece dall'inizio alla fine è stata era un bel vedere. Sì, sì. Questo è il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana. Lavoriamo bene. Ma sai, lavorano bene tutte le squadre, ma non sempre riescono poi a vincere e anche a offrire uno spettacolo così. Abbiamo fatto bene, sono contento. Grazie João della tua prestazione e come anche parli l'italiano. Allora grazie, te lo dico io ora, ti saluto e ti dico buonanotte. Buonanotte adesso, grazie. Ciao. Ciao.